Al Board Show sono esposte le diverse tendenze del mercato americano che risponde a diverse esigenze. Monoscafi robusti, pesanti per attraversare l'Atlantico, catamarani abitabili destinati soprattutto al charter ai Caraibi e infine barche più piccole e divertenti che navigano nelle acque interne delle chiese oppure lungo i canali che portano verso nord. 3 years ago, we moved the strictly sale portion of the show, which was a sale-inclusive, sale-exclusive probably, however you want to say it, but it was dedicated to sale. We combined both events, our strictly sale event with the Miami International Boat Show, and combined it one, you know, super event, if you will, inclusive of sale and power. And the dynamic that has created has been wonderful because you have people that have been introduced now to sailboats and vice versa. So the cross pollinization, if you will, has really worked for the sail and the power boaters. And then having one dynamic event that showcases not only sail and power and everything all in one campus has really worked nice for our attendees. Miami Boat Show ospita le barche a vela. Era successo anche l'anno scorso, la sede storica dove avveniva Strictly Sail non è disponibile. Questo porta dei limiti per quanto riguarda l'immersione delle barche. Questa barca su cui siamo deve entrare e uscire dal suo posto solo nei momenti di alta marea. Vi lo diciamo subito di cosa si tratta, il Sun Reef 80. È una barca veramente rifinita, costruita con grande attenzione ai particolari, dove non mancano anche i marmi e certe soluzioni che siamo abituati a vedere più sulle barche a motore che su quelle a vela. Sun Reef 80 è lungo 24,40 m, largo 11,50 m, ha due motori da 280 cavalli. Questa è la grande zona living. Il piano del calpestio è su un unico livello da poppa fino a prua, molto molto gradevole. Anche la piattaforma del tendere sale, una volta scaricato il tendere in acqua, fino al livello superiore, aumentando moltissimo lo spazio a disposizione. Arriva dal Sudafrica il Balance 526, un catamarano di alta tecnologia. Veloce, costruito di carbonio, con delle derive che possono scendere fino a una immersione di 3,5 metri. Sono una garanzia di grandi prestazioni di bolina. La barca è molto confortevole, comunque come ogni catamarano. Non è molto affollata, due cabine per gli ospiti, uno scafo è dedicato interamente alla cabina armatoriale. Una particolarità è la gestione del timone, che ha due posizioni. Si può timonare dal fly, guardando fuori, o anche protetti nel pozzetto. Lo immaginiamo in quelle situazioni dove sotto pilota automatico si va in trasferimento. Si chiama Smart Cat S280, questo piccolo catamarano abitabile, direi molto abitabile, che arriva dalla Corea. Smontato sta in due container, poi assume il suo aspetto definitivo in un cantiere vicino al luogo di consegna. Due le disposizioni degli interni, due cabine e due bagni, oppure tre cabine, forse è meglio chiamarli letti, e un bagno. La zona living è interessante. Prestazioni adeguate, non certo da barca da corsa, ma ha una caratteristica davvero interessante. Immerge solo 60 centimetri. Questo vuol dire che in posti come la Croazia, vicino a casa nostra, si può arrivare quasi ovunque. Esistono ancora le piccole barche. Questo è un 26 piedi, si chiama Vico 26, costruito ovviamente da Vico Yachts, che ha sede a Danzica. Arriva quindi dall'Europa, dalla Polonia, che è uno dei grandi produttori di barche. La sua cantieristica infatti aiuta, se così si può dire, i grandi marchi realizzando gran parte delle carene. Una barca piccola ma abitabile, un grande letto matrimoniale, un po' complicato arrivarci, però per una barchetta così di 8 metri è davvero interessante. Si
chiama Blue Jacket 40, questa barca prodotta da Island Packet. Gli Island Packet sono quelle barche a chiglia lunga che i navigatori atlantici conoscono molto bene. Questa no, a chiglia e timone separato, un pochino più moderna, dislocamento per i suoi 12 metri circa 9.000 kg. È comunque attrezzata per le lunghe navigazioni. Negli interni due o tre cabine, sono finiture molto americane, mogano, sedili in similpelle, in questo caso cucina molto solida in corian. Il tavolo della dinette è abbattibile, una soluzione che lascia spazio quando si naviga per cambiarsi o per qualche sacco delle vele. Neil 47 è un multiscafo, un trimarano costruito alla Rochelle. Il più piccolo di una gamma che arriva a coprire modelli fino oltre i 70 piedi. Tre scafi significano andare in barca in una maniera diversa dai catamarani che siamo abituati a vedere. Più stabili, un po' più veloci, un solo motore. Al centro uno scafo centrale grande dove stanno più cose, due scafi laterali dove sono due cabine per gli ospiti. La piattaforma è comunque molto ampia, c'è una dinette, un grande pozzetto, la cabina dell'armatore è sul piano nobile, in alto, di fianco alla dinette. Una particolarità che consente all'armatore di godere di un certo panorama, altrimenti proibito quando si sta sotto il livello dell'acqua. Si chiama K62, questo catamarano a limite dei 19 metri, costruito in Sudafrica da Kinetics. Un cat che strizza l'occhio alla velocità, la sua carena è di carbonio, il piano di coperta è estremamente semplice, tanta superficie velica. Qualcosa può sorprendere nel layout, infatti il timone è all'interno di fronte a due vetrate che consentono di guardare verso prua. In realtà è tutto coordinato in modo che si possa timonare con il pilota automatico dall'esterno e governare anche la regolazione delle vele. Una barca che punta alla velocità deve essere leggera, questo si riflette un pochino nelle finiture degli interni che sono comunque voluminosi e questo è l'importante per chi vuole stare comodo. Ailas è un cantiere con sede produttiva a Taiwan che ha sempre costruito barche a pozzetto centrale con disegno di Bill Dixon, molto tradizionali nella loro vocazione blue water. Questo 60 piedi invece è disegnato da German Frers e cambia i moduli estetici di questo cantiere. Gli interni sono di Hot Lab. Questo non significa cambiare la destinazione. Siamo pur sempre su una barca di 18 metri con circa 30 tonnellate di dislocamento destinata alla navigazione d'altura. Cabina armatoriale a poppa, lo vedete a tutta larghezza, come se fosse su una barca a pozzetto centrale. In realtà un artificio con le quote del pozzetto ha consentito questa soluzione, le timonerie in realtà sono a poppa.